siete anche voi tutti mega carichi per questa mega ripresa dell'economia italiana? Più 6,5%. Non si vedeva dal 1976, dicono. Si dimenticano di dire però che in quel caso l'anno precedente il PIL non era crollato del 9%. Gridano al miracolo perché nell'anno che abbiamo deciso di riaprire tutto, costi quel che costi, fatturiamo di più che nell'anno dove avevamo deciso di chiudere tutto. E grazie al cazzo, direi. Per fare un confronto, nel 2020 il PIL francese è crollato di un punto in meno rispetto a quello italiano, ma nel 2021 comunque è cresciuto di mezzo punto in più. D'altronde devono trovare il modo di indorare la pillola. Anche quest'anno, come di regola in tutti gli ultimi 30, l'inflazione è aumentata più dei salari, 1,9% contro appena lo 0,6%. Ed è solo l'antipasto. A gennaio l'inflazione ha sfiorato il più 5%, le bollette sono raddoppiate e i costi dei beni essenziali stanno esplodendo. È tutto merito della catena globale del valore, quel complicato meccanismo che ha permesso ai capitali di frammentare la produzione di ogni singola cazzata in mille e mila paesi, alla ricerca delle condizioni migliori e del massimo profitto. E ora che tra costi dell'energia e problemi legati al Covid il giochino si è rotto, a pagare saremo di nuovo noi. E non ce lo possiamo permettere. Secondo il Ministero del Lavoro, circa il 30% dei lavoratori italiani guadagna meno di 12.000 euro l'anno e il 13% è povero. Nel 2020, oltre 1 milione di individui in più sono entrati nella povertà assoluta. Nel frattempo, però, negli ultimi 2 anni, grazie al nostro lavoro, ci sono 13 nuovi miliardari italiani. E i 40 italiani più ricchi, oggi, posseggono l'equivalente della ricchezza netta del 30% degli italiani più poveri, cioè 18 milioni di persone adulte. Ed è per continuare a far arricchire loro e le loro speculazioni che, come ha detto il governatore della Banca d'Italia Visco, scordatevi di far fronte allo scoppio dell'inflazione con qualche forma di aumento dei salari. D'altronde a lui per un po' il suo gli dovrebbe bastare 450.000 euro l'anno per sparare supercazzole. Morale della favola, se e quando supereremo la pandemia, il risultato avrà segno negativo su crescita, occupazione, diseguaglianze, lavoro femminile, investimenti e tessuto industriale. D'altronde è così che l'Italia supera le crisi, come nella doppia crisi del 2008 e del 2011. In quel periodo intercorso tra la fine dell'ultimo governo Berlusconi e la tardiva presa di posizioni di Draghi con il quantitative easing, il paese va letteralmente in frantumi. Si ferma tutto, consumi, prezzi, si rimette la tassa sulla casa, aumenta l'IVA e si tagliano drasticamente le pensioni. Ma soprattutto si investe e si produce sempre meno e si afferma l'idea della Repubblica degli Airbnb e dei ristoratori. Peccato se hanno tutti lavori dove si guadagna decisamente meno che in fabbrica. E così il PIL si pianta. Tra il 2012 e il 2014, tra i famosi PIGS, l'Italia è quella che prende la botta più grossa, fino a che nel 2017, per prodotto pro capite a parità di potere d'acquisto, la Spagna finalmente ci supera. E ora ci risiamo. Grazie alla recente riforma del lavoro approvata dal Parlamento spagnolo, lo scorso mese, oltre il 90% dei posti di lavoro creati in Spagna sono stati a tempo indeterminato. In Italia, oltre l'80% dei nuovi occupati hanno un contratto a termine, che spesso non supera le poche settimane di durata. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.